challenge to is rock and roll. Body moving, body moving, body moving, we be body moving, rock and roll. Body moving, body moving, la pace, body Italia. Moving, we be body moving. Mamma mia, come giocano. Italia. Applausi. Oliver Sylvester. Sono in compagnia di Matteo Quielli, senior brand manager di Polaroid, marchio e brand che sicuramente tutti voi conoscete, ma forse non siamo abituati a vederlo nel golf. Quindi Matteo, intanto benvenuto. Grazie. E la prima domanda è, intanto giochi a golf? In verità no, ma la vera risposta è non ancora. E allora dalle prossime volte sicuramente ti convinceremo a giocare. So che sei un diver e quindi ti piace andare sott'acqua, adesso magari ti facciamo anche imparare a giocare a golf. Senti, il golf della Montecchia è uno splendido scenario con un Open Challenge Tour e ovviamente questo Open Challenge Tour è presented by Polaroid. Ecco, raccontaci un attimo questo ingresso di Polaroid nel mondo del golf. Il mondo del golf è un mondo speciale. Polaroid come marchio è in piena espansione, stiamo rilanciando e stiamo ripresentando il marchio Polaroid negli occhiali, e quando abbiamo pensato a quale fosse il territorio di comunicazione in cui presentare Polaroid, il golf è diventato un terreno che subito ci è sembrato affine a noi. Polaroid è un marchio che si basa sulla performance delle lenti, è un marchio che vuole essere onesto e mi sembra che questi sono anche i valori di cui che possiamo trovare qui, in questo sport e in questo bellissimo contesto. Senti, ti ringrazio e ovviamente spero di riaverti nostro ospite sui campi da golf, perché come sai l'Italian Pro Tour gravita un po' su tutto il territorio nazionale e quindi la prossima volta però da golfista. Volentieri, grazie mille. Matteo. Quante volte ti sei chiesto come fanno a cambiare le buche? Lo scopriamo qui all'Italian Pro Tour. Adesso chiamo i greenkeeper della Montecchia. Ale, Brian! Oh, eccoli qua. Ciao Ale. Ciao. Ciao Brian. Come si cambiano le buche? Da quando sono alto così che me lo chiedo? Bella domanda. Allora, bisogna partire. Considerazioni di carattere di gioco e considerazioni agronomiche. Quindi bisogna individuare innanzitutto una posizione che abbia senso per il gioco e poi anche che abbia un senso per la salute del tappeto erboso. In questo caso c'è l'Open e quindi ci pensa il comitato gara e quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi. Normalmente invece ci dobbiamo pensare noi. Che cosa si fa? Si guarda innanzitutto, si individua una zona non eccessivamente logorata, non colpita da malattie, si fa uno scouting del green, così si guardano se ci sono pitch, malattie, sassi o d'altro, si individua una zona possibilmente lontana dalla buca precedente in maniera tale da ruotare il traffico e poi si studia una zona, la zona nuova. Come si chiama questo strumento? Si chiama tagliabuche o hole cutter. E se lo uso sul parquet di casa non funziona? Una mezz'ora? Direi di no. Allora, usiamolo qua. Allora, è sempre importante utilizzare la tavola. Non è un attrezzo molto popolare perché comunque può essere una perdita di tempo, ma in realtà è molto importante. Lascia il green praticamente in tonso e tutta la zona intorno alla buca rimane perfettamente integra. Poi si stappa come il vino, vedo. Esatto. È un'operazione apparentemente dove serve fatica. In realtà è un attrezzo poco faticoso, diciamo. A questo punto si prende la tazza dalla vecchia buca e si inserisce nella nuova buca. Si prende un attrezzo apposta per tirar su la vecchia tazza, è un attrezzo ad uncino, è importante sempre che tutta l'operazione venga fatta con massima cura, massima attenzione, si deve evitare di lasciare dello sporco sul green perché poi dopo sappiamo benissimo che può essere di impaccio per il gioco. Si approfitta per reinserire la vecchia tazza. Come dire, è un'operazione di grande precisione perché a questo punto è importante che la nuova tazza sia esattamente a livello con la superficie precedente. Qui siamo leggermente più bassi, togliamo della sabbia se la vecchia zolla, diciamo, viene troppo alta, oppure ne aggiungiamo, come in questo caso, se la zolla viene un pochino più bassa. È fondamentale che sia messa perfettamente a livello perché se è un po' più bassa la pallina poi quando ci rotola sopra salta, se è un po' più alta quando si passa con la macchina a tagliare viene uno scalping. Adesso invece andiamo a mettere quindi la tazza, si dice, giusto? Adesso andiamo a mettere la tazza sulla nuova buca, sulla nuova posizione. Anche in questo caso si utilizza uno strumento apposito. Questo magari me lo tengo io, visto che è un tappabuchi, lo metto quando giocano i miei concorrenti. Potrebbe essere un corpo contundente. No, lo teniamo. Che è pesante. Poi so che più che altro per scena, per la televisione, si può andare a spruzzare di bianco la parte rimanente, esatto, di terra.
serve, c'è uno strumento apposito, una vernice specifica, quindi non tossica per il tappeto erboso, è un attrezzo. In realtà questa operazione veniva fatta con il pennello a mano, era un pochino più laboriosa, adesso direi che questo si è meccanizzati anche in questo. Io vi ringrazio e abbiamo appena cambiato una buca. Io vi saluto, grazie mille, ma tengo il tappo perché se torno a giocare... Ma com'è la tua vita? Ma Ale, la mia vita com'è? È sui campi da golf, tra una gara e l'altra, tra una valigia da fare, tra un volo da prendere, sempre ogni settimana in un posto diverso, sicuramente una vita molto di corsa, però che mi piace molto. I posti dove giriamo sono sempre bellissimi, quindi sicuramente si sta bene, è uno sport che è sicuramente affascinante anche solo per i posti e i luoghi dove siamo, e impegnativa, nel senso che viaggiare tanto ci crea comunque tanti tanti impegni, però è una vita che mi piace, dai. Il golf è un gioco o un lavoro? Ma il golf è sicuramente un lavoro, in questo momento della mia vita è un lavoro, però è anche un bel gioco. Bisogna riuscire a divertirsi quando si è sul campo da golf, chiaramente senza perdere di vista l'obiettivo, che è quello di guadagnare, quello di salire nelle graduatorie, quello di gareggiare sempre al meglio, di migliorarsi, però rimane un lavoro e allo stesso tempo una passione, quindi un bel gioco che mi piace. Se forse il più lungo d'Italia, ma sono i muscoli? Ma non sono i muscoli, forse perché sono bergamasco, non lo so, siamo tutti belli forti. No, non sono i muscoli, sono sicuramente la forza esplosiva, la velocità che mi aiuta a tirare la pallina abbastanza lunga. Negli ultimi anni, oltre alla lunghezza, sono anche riuscito a mettere a punto un po' di precisione, quindi adesso inizio a divertirmi, dai, sui campi da golf. Però secondo me il tuo trucco è la fidanzata. Ma la mia fidanzata è sicuramente meravigliosa, mi fa star bene, è importante quando sono in giro fare le gare, che lei è a casa, e allo stesso tempo è importante quando riesce a seguirmi alle gare, quindi mi trovo bene, mi piace molto, quindi sì. Occhio che ti fai mettere i piedi in testa. Ma vale, alla fine comando sempre io, figurati. Amore, dobbiamo andare. Sì, vale, devo scappare. Vedi? Nella mattinata del giovedì tutti i giocatori in campo per il primo round del Montecchia Golf Open by Polaroid. Campo pratica e riscaldamento di rito per i professionisti che concentrati hanno affrontato le prime 18 buche del torneo. L'Italia parte bene con Andrea Rota, suo un ottimo meno 5 di giornata, accompagnato da un gioco pulito e dalla caddy, fidanzata, che pare abbia dispensato ottimi consigli al nostro azzurro. Fine giornata, la leadership del torneo è fissata a meno 7, è il francese Charles Rousseau che si porta in vetta al torneo, nostra conoscenza passata perché ha giocato per parecchi anni anche sull'Alps Tour. Fulmini e tuoni e un'acquazzone tropicale ci hanno fermato il gioco verso le ore 19 del giovedì e abbiamo dovuto rimandare al giorno successivo la ripresa del primo round e l'inizio del secondo, con tutti gli aspetti organizzativi che ovviamente hanno creato non poca confusione, ma poi sono stati brillantemente risolti. Sono invece due le star italiane che illuminano il venerdì del Montecchia Golf Open: Renato Paratore, giovane azzurro della nazionale italiana dilettanti, che chiude il secondo giro del challenge con un ottimo 67 che porta lo score del torneo a meno 5 sotto il par. A fine giornata si è ritrovato in 14esima posizione della classifica generale. Tra i professionisti brilla ancora Rota, che prima della seconda sospensione del torneo si trova a soli due colpi dal leader Jamie Mull, anche questo grande professionista super conosciuto credo dagli addetti ai lavori ma non solo, e agguanta la vetta con 10 colpi sotto il par. Andrea si è stato fermato alla 12esima buca e nel sabato proverà a chiudere un altro fantastico giro che potrebbe portarlo in alto prima dell'attacco finale dell'ultima giornata. Bene si comportano anche Colombo, Ravano e Quintarelli, che gioca in casa, e vi ricordo che giocare in casa alle volte non è un vantaggio. Con un meno 4 totale si trovano in 27esima posizione. Anche l'amico Marco Crespi li ha seguiti a ruota con un colpo di distacco, trovando ancora qualche difficoltà sui green. Poi purtroppo
dopo seconda sospensione. Dobbiamo andare tutti in albergo prima del solito, ma con la speranza di un meteo favorevole per le due ultime giornate del torneo. Ed ecco come previsto che il sabato è stato baciato dal sole, il nostro meteo man del tour ci ha dato consigli preziosi e subito concentrazione e scelte strategiche in campo per i migliori 64 giocatori rimasti in gara dopo il taglio che è stato fissato a 3 colpi sotto il par, quindi torneo di grandissimo livello. Gli occhi sono sempre puntati su Andrea, che con un pubblico numeroso riesce a tenere la top 10 nel terzo round. Chiude il terzo giro a meno 10 per il torneo, che vale alla vigilia della finale la 4ª posizione. Ottima la scalata di altri 2 giocatori azzurri, Nicolò Ravano e Federico Colombo, che con i 66 di giornata recuperano ben 26 posizioni nella leaderboard veneta. Prosegue l'incredibile carriera da amateur di Renato Paratore, che con meno 6 totale si ritrova a metà classifica, rimanendo comunque l'unico amateur ad aver superato il taglio. Il nuovo leader del torneo è l'americano Koepka Brooks, che fissa la vetta del challenge a 18 colpi sotto il par. È l'uomo da battere nelle ultime 18 buche di domenica. Numeroso il pubblico per le ultime 18 buche del Montecchia Golf Open by Polaroid, tutti in campo a seguire l'americano Koepka e Andrea Rota, il nostro italiano, che trasforma un giro difficile in un importante 68 e chiude il torneo sul podio in 3ª posizione e vincendo il primo posto dei giocatori italiani. La concentrazione non abbandona il vincitore americano e con uno score finale di 66 colpi stacca di ben 7 colpi diretto in seguitore Agustin Domingo. Vince la prima moneta di 25.000 euro e vince per la seconda volta sul circuito del Challenge Tour. Ho giocato molto bene durante tutta la settimana, è stato entusiasmante e divertente stare in campo. Fino all'inizio della settimana sapevo che ero in buona forma, ma nel golf tutto può succedere. Però mi sono divertito e tutto è andato al meglio. Venerdì era il mio compleanno, quindi direi che mi sono fatto un bel regalo. Terminata la tappa del Challenge Tour qui dal Golf Montecchia e noi ci spostiamo subito verso il Golf di Perugia per una tappa dell'Alps Tour, valevole sempre per il circuito Italian Pro Tour. Perugia? Di là. Ci vediamo là. Ci vediamo. Prova audio. Di chi? No. Non stiamo qua, guffa. Sacca. No. Ci avete fatto far tardi qua, non lo so io. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sono Alessandro Bericini, Golf Club Montecchia, a voi. 3, 2, 1. Sono Erminio Laimo. Certo. Finito. Italian Pro Tour.